Ciao a tutti e bentornati in questo secondo episodio di Final Fantasy VII Remake, Episode Intermission. Bene, proseguiamo con la storia. Scagnozzi di Corneo. Ma Ouch, che dolore. Si è sentito proprio lo sdeng della tibia che si rompeva. Seriously? Guys, come on! Ma quanto bella la musica! Fanno un sacco male in due. Sì, Tifa. Vabbè. Perlustrazione, dicono tutti così. ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど、分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。
Chi si sono rivolti stavolta per le falsificazioni? Kiri? E questo chi cazzo è? A parte che è identico. Mi ricorda di Roberto Ferrari, non so perché. Me lo ricorda proprio lui. PNG a caso. じゃあ、アジトへ戻ってじいちゃんを待とう。アイデアが揃ったら、いよいよ作戦開始。先輩、マコールが爆破されて、町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって、警備状況だけでも把握しておかないと。 Andiamo subito nel menu a vedere i tesserini. Yuffie Kisaragi, materia researcher. Con tanto di firma. Che carini, sono come questi. Sono come i modellini originali del gioco originale. Molto poligonale. Dai, Iris, stai su. Cade sempre, Iris. Se la ritroviamo sempre sdraiata. Che omen. La base è interessante. Numero? Oh, 49. Treccia dell'amicizia, attenzione. Riduce il consumo a TB delle azioni sinergiche. Bene, questa è assolutamente da equipaggiare a Sonon. Così torno indietro però. Vi aspetto al pilastro. Ok, sì. Stanno già iniziando i preparativi. Mugri!
Ok, vabbè, la classica frase del tipo... Ma proverei magari a fare Odino e Odino Ramù. Proviamo a far Ramù, anche se... Però mi... Allora, prima provo un attimo a vedere le materie, se posso essere resistente almeno con Yuffie al fulmine. Così dovrei essere resistente al fulmine. Buono. Ma la provocazione, materia che permette di provocare automaticamente l'unità attirando un po' il tempo degli attacchi quando i compagni sono in difficoltà. Ok, sì, è utile. Ok, proviamo così. Dai, proviamoci. Allora.
No! 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 Che male! Che male! Un po' questa l'hai sentita, eh? Aia. Cioè si è sacrificato per me. Pazzesca sta cosa. Non so se riuscirò a farcela perché mi ha tirato delle legnate veramente non indifferenti. Provo. Sì! Non è stato male, ma ne valsa la pena, perché così... Così abbiamo Ramu, che, insomma... Non è affatto male. E ok, Eramu ce l'abbiamo. Cambiamo le materie, rimettiamo qualcosa di un po' più utile.
E adesso tu? Hai sempre Ramu e basta, ok? Boh. Il completismo di Four Condor e tutto quanto magari lo dedichiamo a delle live o a una seconda run. Attenzione, asta adamantina. Tanta potenza fisica in più, poco in meno. Dai, mastereremo l'altra in un altro momento, così possiamo mettergli anche delle materie interessanti. Allora, tipo, lui ha l'autosoccorritrice, energia però devi dargliela la materia, quindi servirebbe un'altra materia energetica. Questa è abbastanza inutile. Boh, vabbè. Dove vi state infilando? Ok, siamo sotto ai bassi fondi. Che
veramente buono. Ah, ve lo siete anche perso. Dove vai? Che ormai non c'è più nessuno dietro. Finisce che ci infiliamo nel reattore così. La musica la trovo davvero fuori luogo in questo momento. Questa musica alla Lupin. Vabbè che lei è una ladra, però. Ah!
Che culata! Stanno cadendo sempre più in basso. O anche alla Cowboy Bebop quella musica. Cos'è che era resistente al gelo? Cioè non resistente, vulnerabile. No, volevo darla a lui. Inutilissima gran pozione. Torniamoci. Shuriken falciante. Continuo a sbagliare tasto io. Oh, bello lui. Arma altamente letale formata da tre lame ricurve. Attacco ninja che si potenzia proporzionalmente al consumo del TB con altri comandi. Varia con ingiusto elementale e si può esorizzare anche a mezz'aria. Colpisce un nemico con la massima offensa. Ok. Fa male quella roba.
見えているのがメインピラーだよ。ミッドガルを支える大黒柱。だから奴らが話していたセーブ場はあの辺りだ。なるほど。Ucciso così da un seguso rabbioso. Oh no! Dare energia a Sonone e non ricordarsene non è stata proprio una bellissima idea. Come vibrata, help! よし。
Aspetta, noi da qua arriviamo. Cambia un tubo. No, va bene così. Che slicca. Sinergia, tirano delle lecche incredibili loro due. E prima non l'ho neanche usato sicuramente. Ah, ok, 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 ok. Assolutamente, solo per prendere quella materia bisogna andarci per forza. Che caldo.
Siamo sulla terra, proprio sulla terraferma, siamo scesi parecchio, eh. Zona di smaltimento. Il deep ground si avvicina, signori. Vabbè. Quanto male. Vulnerabile a fuoco e gelo. Se regge una pietra, respinge gli attacchi frontali e tenta di colpire con veemenza. Il sistema di velocimento si colpito con il fuoco, con il gelo, dopo aver subito una determinata quantità di danni. Se vi cattura si può liberare compiendo schivate consecutivamente. Come sarebbe a dire di cattura? Non ho neanche capito cosa sia successo. Mi ha trittato, ma non ho capito come sia successo. Facciamoci un regalo, va. Fugiamoci un po' di energia. Vedi il topo che va proprio a cercarsi gli uffi. Ma quando è che si toglierà questo tappeto? Cassa grossa, un messaggio di Ziri. Leggiamolo. Nell'area di stoccaggio ci sono un sacco di casse da distruggere. Ci arrivate con la pedana e con lo shuriken contro lo Shinra.
sì. Minigame. Sì. Sì, me ne ero accorto. Corre come Arale. L'officina del pilastro e quindi sotto c'è il Deep Ground, perché c'è il reattore zero là sotto. Chissà se la musica avranno fatto qualche riprese del Deep Ground. Materia occulta, non a caso messa qua, occulta, è giusta come definizione. Sì, qua sotto... Siamo sopra il Deep Ground. Siamo esattamente sopra il Deep Ground. Credo. Perché sti cosi scaricano giù e vedi, finiscono e poi c'è il vuoto. Quindi giù, lì dovrebbe essere il Deep Ground. Fanno gli soldati a non vedermi. Ok, qua c'è un'area di storo. Materia galvanica. Corro come Arale!
si era attivato qualcosa. Via la musica. Ma che siamo proprio in mezzo al centro del... No, siamo vicinissimi al pilastro centrale. Ok, quindi allora quello non era il DPM. Rufus potrebbe essere, eh? E Rufus l'ha già fatto da informatore per un'altra avance, però. Ojo no. Cioè, oddio. L'ha fatto anche lui. Non da informatore, però ha condiviso alcune informazioni. Intuito. Guarda quanto fa la sborona. Che risata era. Ma è la cosa più bella che abbia mai visto. Ma che cazzo di capolavoro. Bellissimo. Ho fatto la presentazione come una guerriera Sailor. Tutto nella sua mente, ovviamente, perché era circondata dal fumo. Ma che cazzo di meraviglia, bellissimo. Bellissimo, che fan service meraviglioso. Equilibrio zero come al solito. Stonk. Proprio carina, Yuffie. Proprio carina. Decisamente di Wutai. Ed è subito Nier Automata. Diciamo che non è possibile. Diamo un'occhiata a questo gigantipede. Gigantipede, macchina da guerra di sorveglianza sviluppata dal Dipartimento Armamenti della Shinra, dotata di numerosi missili. È posta a guardia del pilastro principale. Gli attacchi fisici sono efficaci contro la testa e quelli di tuono contro la coda. Interessante. Si strema facilmente con attacchi di tuono. Colpisce con maggior precisione i bersagli localizzati con il laser. È resistente a tutto tranne al tuono. Perfetto. Allora, yeah.
Quindi il signor Sono mi farebbe una magia di... Cazzo che male! Eccolo signori, Ramù. Vediamo se è come pensavo, che ci protegge con la pietra. Evoca la sua lancia. No, voglio vedere il laser. No, l'ho battuto, ma io volevo vedere la roba di Ramù. No, non l'ho battuto, dai. Ouch! È diventato una trivella, oddio. Quanto male ti ha fatto Ramù, madonna! Beh, era vulnerabile al tuono, grazie. Sì, beh, ha fatto tutto Ramù. Shinobi no sokoshikara da na. Ramù è un grande. Arigato. Non ho visto la finishing di Ramù. Che era quella forse che si vedeva nel trailer dove chiude l'oro nella grotta, nella pietra e tira fulmine. Destini per il palazzo della Shinra. Lo sapevano con così tanto anticipo. E corri. Ah, ecco perché hanno evacuato un botto di gente. Sono riusciti a evacuare un botto di gente. Perché lo sapevano veramente tanto in anticipo. Kondo wa ore ga odoru yo. Butai ryu no kanpai wo oshiete yaru. Ii ne. La bromance. さあ、先輩。スラムに長いは無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃー!
musichetta da anime. Boh, direi che qua potremmo chiudere questo episodio. Vediamo l'inizio. Cliffhanger. 3-5. Ah no, sono tornati a 7-7. Sì, siamo di nuovo a settore 7, potrei chiudere le robe di Condor, di Fort Condor. È veramente carina Yuffie, eh? E adesso si è tolta il vestito ed è così, carinissima, è veramente chiutina da morire. È leggermente diverso, pur avendo mantenuto molto il design originale. Non l'hanno rivoluzionato come per esempio quello di Tifa, che è molto diverso, per dire. Qui hanno solo sistemato un po' i dettagli i particolari, gli hanno messo una protezione aggiuntiva sul braccio destro. Sta carina, veramente carina. E sono non ho scappato di casa, no, sto scherzando. Bene, direi che con questo posso... Quanto strabica, tra l'altro. Che carina, quanto è giapponese. Direi che con questo possiamo chiudere questo episodio e andare avanti nel prossimo episodio. Alla prossima. Gianni!